Allora, io voglio sapere dov'è Bruno. Non per prendere la botta, assolutamente. No, perché non gli farei male. Ti vorrei sparare. Porco, ma che pelinza è uscita! Guardando che sono il tizio! Di testa, papà! Polizia! Bene, 25/7/2002, sono le 5:38 di pomeriggio, quindi le 6:20 praticamente. I nostri genitori sono andati in vacanza. Che bello che c'è scritto spazio per continuare, così che io posso prendermi tutto il tempo che voglio per leggere. I nostri genitori sono andati in vacanza. Quindi mio fratello Bruno e io siamo a casa da soli. Le vibes sono incredibili. Niente responsabilità, semplicemente chilling e godersi la vita. Ho fatto un paio di squat. Ci sono i piedi in questo gioco horror! Di sicuro c'è Shrek nell'armadio, ma ci sono i piedi in questo gioco horror! Che stress, ragazzi, che stress. Ma questo dorme senza cuscino? Ma che problemi hai? Cioè, ma questo si sveglia che è un Kinder fetta al latte, ma che ma come fai a dormire senza Ma puoi lasciare la pizza sul tavolino? Ma zio cane, ma puoi lasciare la pizza sul tavolino? Vabbè, ok, vabbè, lasciala sul tavolino! Questa che serve? A non far fare rumore alla porta quando la apri? Per non parlare della bottiglia a terra, che ci può stare, ma se c'è il tavolino... Allora, io voglio sapere dov'è Bruno. Non per prendere la botte, assolutamente. No, perché non gli farei male. Gli vorrei sparare... Magari sta cagando, aspetta. Bruno, disturbo? Ma io non ho capito, dove sono questi nel muro? Stanno facendo un concerto dentro il muro? A mia insaputa? A casa mia? Ma che cacchio è? Bruno, ma che sta massaggiando i pantaloni? Bruno! Bro! Ma che... Ma avvisami! Bro, c'è una festa a casa di Scott! Com'è che si chiamano tutti Scott? Ma compa, ma su tre giochi horror, tre persone si chiamavano Scott! Vabbè, comunque, c'è una festa a casa di Scott. Io posso andare lì, giusto? Ah, ma mi sa che Bruno è il fratello più piccolo. Depresso pure, a quanto pare. Io non posso dormire se tu torni a casa tardi, però, eh? Mamma ci ucciderà se... Se facciamo entrambi qualcosa di che non possiamo fare, insomma, quello lì. Qualche trouble. Per favore, fratello, se io non vado a questa festa, io non posso andare a scuola la prossima volta. Loro rideranno di me e io non posso andare. Povero Bruno, però mi fa un po' di tenerezza, Bruno. Ma Jesse, per caso, va lì? Sì. Se io non andrò lì, sicuramente qualche idiota ci proverà con lei. Va bene, baci, ma solo per stavolta, compa. Prendi di coraggio, non essere timido con lei. Io ho avuto due ragazze quando avevo la tua età. Tornavo a casa almeno alle 2:30. Ma non glielo dire, porco cane. Ma non glielo dire che ora... Tio, questo qua mi torna alle 5. Ma porco cane, grazie, tu sei il migliore. Tu invece sei una bestia. Io non ce la faccio più, compa. Tutto il bene del mondo, ma non tutti i creatori possono essere francesi. Zio maiale. Ma poi perché non mettono il vetro nella doccia? Ma non gli si allaga tutto? Non c'è manco il buco, compa. Ma con dove cacchio va a finire l'acqua? Ma che cacchio è? Non è che posso navigare quando mi faccio la doccia? Ma perché non c'è nel vetro nel bin? Garbage in the bin. Che è sto bin? Madò, quante parole impossibili. Che è sto bin? Casino. Ah, ok. Ah no, cestino. Casino o cestino? Disordine. Vabbè, comunque, devo buttare l'immondizia praticamente. Cioè, tutte ste robe messe... Ah, ecco, tipo ste robe. Sì. Devo aggiustare il casino. No, raga, è uno di quei giochi. È uno di quei giochi in cui praticamente io clicco e non mi si mettono le cose in mano. Le devo letteralmente fare fluttuare, compa. Mi sento un mago. Vabbè, ok, buttiamole. Piano, papà, piano. Che cacchio è? Sembrava un pagamento col POS. Prendi sta pizza. Che odio, io li odio sti giochi così. Piano. Abbassati, prendi quest'altra fetta di pizza. Prendila! Si divisa... La pizza nelle backroom! È tornata! Allora, per cortesia, se ti puoi mettere qui... No, ragazzi, io non c'è... Come fa a tenere in piedi? Porco! Ma che pelin sei uscita! Allora, fai di nuovo pelin. Vabbè, ora ci stava perché effettivamente è entrato, però... Comunque, 3 su 6. Questo come fa a entrarci nel cestino? Ah, ci entra. No. Oh, compa.
Siamo io e mia madre, ok? Siamo io e mia madre. Anche ora, anche a 20 anni, e tuttora ho paura. Siamo alla cassa. Siamo alla cassa puntualmente, compa. Si scorda il pollo. Ovviamente il reparto, quello là della carne, dov'è? A 300 km dall'altra parte del supermercato. Io rimango lì solo. La cassiera da così si trasforma in... Ma senza un motivo, senza un motivo. Semplicemente perché mi voleva praticamente far crescere in modo traumatico. Orange juice. Ma ste robe sono vuote, giusto? Cioè, io le sto buttando ma sono vuote. Ok, ne manca uno. No, guarda, l'ultimo non lo trovo. Perché finisce sempre così quando siamo io e te? Ale. Che devo prendere? La cosa sul fornello? Cosa? Ah, pica! Non si sa perché si era fermato nel muro. Bene, ci siamo. Oh, preciso, compa. Il mio show preferito sta iniziando in questo momento nel canale 6. Pazzesco. Come faccio a sedermi? Ah, mi posso sedere. Ah no, mi sono sdraiato. Ma perché guardo il muro se c'è la TV là? Ma cacchio è? Ah, mi sono addormentato. Ma no, non è il mio show preferito se mi addormento dopo 3 secondi. 3:15 di notte. Cappero, sono le 3 di notte. Vediamo se mio fratello ha fatto ciò che mi ha promesso. Cioè, penso che sia tornato. Cioè, intende quello, no? Bruno! Lo so che sei nella tua stanza, Bruno. Figlio di una grandissima. Il papà ci sfonderà il culo. Spero di no. Penso che le chiavi della macchina non ho letto. Non ho letto perché se n'è andata la scritta. Nella camera da letto dei genitori ci dovrebbe essere le chiavi. Ah, ok, quello intendeva. Ma sì, ma in che senso? Dovrei andare alla festa io con la macchina? Non ho capito. Oh, eccole. Spero non sia una festa in piscina comunque. Ha anche il suo lato positivo, se mai dovesse essere così. Potrebbe tornare a nuoto, Bruno. Usciamo. Dove sto andando? Ma non era vicina la macchina. Ma che inizio è? Ma che inizio della Madonna è? Allora, devo andare a sinistra e poi a destra. C'è anche la radio! Chi è The Weeknd? Ma che non è inizio, mi va più là. Ehi! Bruno, più ti guardo più mi viene voglia di picchiare te. Anzi no, nessuno. Oh, non sono un tipo violento, ma quando vengo e ti prendo col furgone sì, sono contento. Yo, ok, ti riempio la faccia di schiaffi, no scherzo, c'hai la testa di cemento. Yo, sono molto sexy, sì lo sai, ma se ti becco tu sei nei guai. Sia maiale, io ti prendo e ti sfondo. Ok, mi mangio una piedina ma al forno. Vado dritto, sì lo sai, mancheranno dei... Ma oh, mi sono imbrogliato. Mancheranno dei chilometri ormai, ma non è questo il problema. Non so perché non piove, ma mi sento un uovo. Piove, uovo, no, non ha senso. Good thing I know where the Scott's house, my girlfriend ex lives there. Jackass, vabbè, sì. Praticamente c'è la mia ex che viveva lì, quindi io so dove effettivamente abita Scott. Dicevo, è ripartito il beat. Già lo sai, anche se fa cacare che io ti caccio una hit. Ok, io la prendo, poi la tiro, poi la lancio, poi la riprendo. Com'è la musica? Ma come Bruno? Mi spacco il culo. Mi piace guidare la macchina. Questa macchina è la migliore. Oddio, ma va velocissima, io non stavo accelerando. Sono arrivato. Finalmente sono qui. Spero di trovarlo. Ma questo che sta facendo? Potrei fare tante cose. Ma scusami, perché la stai spingendo così? Bro, perché sta limonando il palo? Allora, io capisco che ha senso secondo voi parlare con un tipo del genere. Ma sì che Bruno è qui, ragazzi. Ma che casino è? Ma Bruno veramente... Ma veramente è stata sta festa Bruno? Con tutti sti ubriachi? Polizia! Compa, ma lo scherzo era il mio, non il suo. Ma perché non sanno stare al gioco? Ero io che mi fingevo un poliziotto. La pizza è qui, ma come la pizza è qui? Ma chi è sto psicopatico? Ah, gli sembrava che io ero quello delle pizze. No, non sono quello che consegna le pizze. Sono venuto qui per mio fratello. Ma che, questi alle 3 di notte devono mangiare? Un altro perdente. Ma con chi ce l'avevi perdente, compa, con me? Ma hai detto a me perdente. È presente l'ultimo pezzo di stronzo quando non cascano? Bruno! Perché c'è un pollo nel tavolino? Lui dice another loser. E ce l'aveva con me. Ce l'aveva con me, mi ha detto un altro perdente. Ce l'aveva con me. No, Leo, è come si chiamava. Lui si chiama another loser. Oppure io ho detto another loser. Allora, sai che cosa? Non me ne frega niente. Comunque, anche qui ci sono tizi infilati nel muro che fanno... Ma, compa, dimmi una cosa. Tu sei più sulla Terra oppure tipo su Marte? Su Marte. Vabbè, ho capito. Allora, mi piace il capello, comunque. Ma chi è quello... Bro, ma questi ancora devono mangiare? E già sono uno più...
Sono uno più fottuto dell'altro. Ma chi si sta guardando? Ma che cazzo sto vedendo? Perché si sta guardando che so il tizio? Ma Bruno in tutto ciò era quello fuori? Perché se è quello fuori lo prendo a botte. Ma perché c'è una se... Ma in realtà è la cosa più normale, cioè capisci, no? Ok, no, no, giù non ci vado. No, giù non ci... Ci permetti che io giù non ci voglio andare, eh? Scelta mia personale, non ci voglio andare giù. Compare, spostata la macchina dal palo! Ah, ma io posso parlare con lui. Bene, non devo mai più bere in questa fottuta vita. Ho una domanda da dirti. Stavo cercando mio fratello. Per caso l'hai visto? È vestito tutto di nero. La musica si è fermata da un po'. La festa si è finita. Ma... Come la festa si è finita, compa? Ma allora dov'è quel pazzo di mio fratello? Allora, col cretino ci ho parlato, con questo no. Ti piace stare di fronte alla visuale delle persone? Sì, compa, in questo momento ci permetti che è più importante. Ho perso mio fratello. Doveva essere in questo party. Oh, intendi Bruno? È tuo fratello? Get him together. Prendiamolo insieme. È una ragazza repellent. Un repellent di ragazze. Sarebbe tipo succhia ragazze, che cacchio, come si dice? Attira ragazze, sì, una cosa del genere. Penso che Bruno sia da qualche parte dietro. Sì, grazie. Oh, adesso lasciami stare. Sì, sì, vabbè, ti lascio stare. Cosa ha detto? Le respinge. No, repellente è il contrario di acchiappare. Ma allora perché cazzo mi dite attira? Ma io leggo ciò che mi scrivete voi. È un repellente per ragazze, quindi le butta via, non le caga. Ma come no? No, intende che nessuna lo vuole. Ah, non che le respinge lui di sua spontanea volontà. Non se lo caga nessuno. Ah, questo è il mio Bruno. Ora ci siamo, ok. Posso andare dietro, quindi. Ma come si fa ad andare? Come si fa ad andare sul retro? Ma c'è pure la piscina. Prendo la macchina, sfondo qualsiasi cosa. Io ho paura che devo andare nel seminterrato. Io non ci voglio andare adesso. Vedi che è chiuso qui. C'è sta porta grigia. Ci penso io. Sta porta qui. Vedi, però è chiusa. Quindi mi serve una chiave. Non c'è una chiave? Allora andiamo giù, ragazzi. Magari c'è la chiave giù. Ma sì, ma qualcosa del genere. Ragazzi, ma quello non è Bruno. E questa invece è Jessie. No, ragazzi, non sono due uomini. Questa è Jessie. Il party più brutto di sempre. Sì, sembra davvero terribile qui. Ma stavo cercando Bruno. Per caso sapete dov'è? Ok. Quindi dovrebbe essere sul retro. Lui c'ha le chiavi per la porta, quella alla laterale che non si apriva. Ok, la puoi usare per andare lì. Ma prima portaci due bottiglie di cola, per cortesia. Che ti sembra un cameriere, compà? Ma ovvio che no. Sto arrivando. Ma scusa, ma ti sembra normale? Oh, qua c'è una cola. Vicino al pollo. A terra where. Ah, eccola. Grazie. Oddio, finalmente un gioco in cui effettivamente posso portare più di una cosa alla volta. Ah, proprio così, scambio... Tipo spacciatore. Vabbè. Arrivederci! Oh, Bruno, spero che non ti sei perso da qualche parte. Aspetta, questo non è il suo... Questo non è il suo zaino. Ma quale? Ah, c'è lo zaino di Bruno. A parte lui, ma questo non è lo zaino di Bruno. È vuoto. Mi scusi, stavo cercando mio fratello. Per caso l'ha visto, è vestito tutto di nero. Non ho idea di dove loro siano tutti. Ah, bene, grazie. Bene. Ci sono tante persone qui. Molte se ne sono andate. Ah, bene. Ma si ricorda appunto l'ultima volta che ha visto sto tizio? No. Ero seduto qui. Cioè, sono stato seduto qui per tanto tempo. Io ho dormito. Ah, ho capito. Bene, grazie. Io voglio andare da sto tizio qui. Brother, perdonami. Ma sta facendo la posizione del morto oppure è morto? I'm getting fucking worried about my brother. Non ho capito. Sono fottutamente preoccupato per mio fratello. Ah, ma perché l'ha detto mentre guardavo lui? Ma quindi lui è ufficiale che sia morto, no? Sta riposando. Effettivamente ha gli occhi aperti. Sì, sono preoccupato per mio fratello. Talmente tanto che vorrei andare a casa a dormire, ma ecco, io facciamoci due passaggi con col bro. Compà, di testa, compà! Vabbè, ma che tocco. Vabbè, ma che tocco, dai. Di testa, compà! Raga, non so dove cercare Bruno, mi dispiace. Ma com'è possibile che sia così impossibile? Ma c'è qualcosa fuori che devo... No. Qui me lo segna rosso. Cos'è questo? Io che ne so, compà. Che mica c'è un rave party qua? Oddio, se Bruno è qui, siamo messi male nel... Qui ci entriamo dopo. Ma cosa sarebbe sta roba? Ma che cacchio... Se uno di questi è Bruno non mi meraviglio. Ma questo ancora ride. Qua c'è il lucchetto. Con dei numeri. Interesting.
Allora fammi entrare qua dentro. Orsacchiotto più candela uguale fuoco. Creepy, molto. Quindi mi servirebbe un orsacchiotto. Ma qui non posso fare niente. Qua dentro sedie, immondizia, lavandino, scatole. Dietro non c'è. Sei. Abbiamo un numero. Quindi ci sono numeri nascosti ovunque. Sono sicuro. Metti tutti sei, non penso. Non penso proprio. Anche perché c'erano i puntini. Indicava che il 6 era il tipo il secondo numero, può essere. Aspetta che riguardo i puntini. Se non ho capito male, dovrebbe essere il secondo di 4. Ok. Quindi ci facciamo un altro giro ovunque. Anche se qui sarebbe un po' banale mettere un altro numero. No, quindi sarà sicuramente fuori. O a terra. 2. Ok. 6, 2, 6-2. Dai, un altro numero e abbiamo tutto il codice dell'altro. Lo spariamo a caso. Compa, io sparo a caso. 6-2. Allora, il primo U, secondo me è 3. 6-2-8. Non era 8 l'ultimo, era 4. Mentre scrollavo si è messo. Però ho azzeccato anche il primo, il che non è normale. Ma in realtà è comunque la cosa più normale che mi sia capitata oggi. Cioè, nel senso, avevi mai visto un gattino con un fiocco sotto che ti guarda in una stanza dove letteralmente accanto hanno fatto un rituale? No. Quindi capisci che è la cosa più normale che... Bene, c'è l'orso! Fantastico. Dove lo devo infilare? Dove si mettono gli orsi nei rituali? Oh, qui. Fratello, tutto a posto? Bruno! Mio Dio, cos'è successo? Ti ho salvato, compà! No, ci hai salvato! Ci hai salvati! Ci hai salvato quello! Ma come? Ma chi ho salvato? Allora, c'erano dei simboli nel pavimento là sotto, nel seminterrato. Quindi lui e i suoi amici sono andati lì, hanno iniziato ad accendere candele, a fare cagate, fino a quando, chissà come, hanno fatto partire un rituale e poi non si ricorda più niente. Comunque ho molte domande, giustamente io gli dico. Perché porco cane, c'era letteralmente un passaggio segreto dietro la casa. Poi sono tutti psicopatici, pazzi, drogati. Andiamo a casa, sì, andiamo a casa, compa, andiamo a casa. No! Dai, compa, ma perché fai cagare? Sempre! Fate un tutorial a sti tipi su come si fanno i finali dei giochi! Ma non può finire così!